della diocesi quale luogo dove poter lucrare l'indulgenza plenaria. Ecco, l'indulgenza plenaria tanti non lo capiscono, è la remissione della pena temporale dovuta al fatto quando uno compie un peccato mortale confessato, però rimane quella pena da scontare o su questa terra o nell'altra vita, oppure i peccati veniali non confessati, ecco, ci sono delle pene che vanno scontate. Allora, l'indulgenza plenaria, se uno la riceve, perché bisogna avere delle predisposizioni di distacco dal peccato e quindi vivere nella grazia di Dio, confessandosi e comunicandosi in giornata, allora può lucrare l'indulgenza plenaria, la remissione di tutta questa pena temporale. Per cui l'altra cosa, l'altra iniziativa è che nell'anno della fede il Vescovo ci propone dei modelli, e noi abbiamo un modello importante, è San Giacinto Giordano Anzalone, che è di Santo Stefano di Queschina, morto martire per la fede in Giappone nel 1634, insieme ad altri martiri, che sono 68-69 laici più un altro sacerdote. Per cui lui, questa statua di San Giacinto Giordano, sarà qui in Basilica fino a sabato giorno 3. Quindi ringrazio veramente il Signore per questi doni che lui ci fa, non solo a noi, ma a tutta la città di Sciacca. Restando in tema...